Ciao a tutti, il mio nome è Irina Tirdea, sono il vostro fashion stylist per oggi. Mi avete scritto in tanto di cosa vuol dire diventare un consulente di immagine, piuttosto così detto, il personal image, ma perché no anche il personal shopper. Per poter arrivare a svolgere questo mestiere, direi che è un percorso abbastanza lungo. E dobbiamo partire dal nostro proprio stile, trovare il nostro stile. Quindi ci saranno varie tecniche da imparare di quello che dobbiamo svolgere per arrivare a capire come possiamo diventare un consulente di immagine. Vogliamo partire? Core in gola. Il tempo scorre veloce e tu, davanti alle ante aperte di quell'armadio, che in quel momento sembra impersonare le vesti del tuo peggior nemico, scorri stampella per stampella, capo per capo, e la tua voce, fino a quel momento trattenuta, si articola il tuo stridulo. Cosa mi metto oggi? Vi suona familiare, vero? In qualsiasi evento, cena o appuntamento, quello che desideri di più è non sbagliare outfit. E poi vorreste anche che sia bello, non banale, personale e adeguato all'occasione, perché queste sono le cose importanti per capire se veramente puoi diventare un consulente di immagine. Allora, ecco qui una mini guida, se lo vogliamo, mini corso, che ti aiuterà a capire i principi della consulenza di immagine. Possiamo cominciare? Anche se qui andiamo con ordine, e mi soffermerò su ogni singola fase della consulenza di immagine. È importante prima di tutto imparare a conoscersi, come l'abbiamo detto prima, a riconoscere il proprio fisico, e potrai soffermarti su pregi e difetti e decidere in quale modo intervenire. Sceglierai il tuo stile perché l'abito parla di te e a chi ti guarda, giustamente, a chi ti incontra per la prima volta, il nostro biglietto da visita. Darai subito delle informazioni su di te. Non vorrai mica siano sbagliati, vero? Non ha importanza se siamo oggi nell'online e non siamo personalmente, a maggior ragione. Soffermati un attimo sul termine valorizzarsi, quindi la parola magica è di mettere in risalto il nostro meglio. Ogni persona è come un'opera d'arte, un quadro dipinto a pennellate leggere e fresche, nitide e definite, in un contesto nel quale l'armonia e il colore dello sfondo. Vi sembra molto complicato? Adesso arrivo al dunque. Un dipinto dai tratti personali e riconoscibili a distanza, così perfetto che passandoli davanti lo si guarda, lo si ammira sorridendo. Vi ricordate? Sempre il sorriso è l'accessorio più importante. Quindi, cosa ti distingue tra tutti gli altri? Dobbiamo imparare tanto su noi stesso e si chiama stile. La nostra carissima Coco Chanel diceva: la moda passa, però lo stile resta. Quindi dobbiamo trovare il nostro stile. Dobbiamo imparare a riconoscere gli abiti, le linee e i colori e
più li rappresentano nei quali ti identifichi, la cosa molto importante. Lo stile non è mai casuale, va riconosciuto, seguito e anche protetto se lo vogliamo. Chi lo può mettere in pericolo? Cose di tutti i giorni, leggi e vedi, non le riconosci neanche te. Tempo a disposizione nello scegliere gli abiti e nel vestirsi, riflesso incondizionato del proprio stato d'animo. Mi raccomando, non iniziate a prepararvi delle cose da investire per il secondo giorno, perché il vostro stato d'animo cambierà tutto quanto. Il primo modo per capire se il tuo stile è quello giusto e quando ti senti perfettamente rappresentata dai tuoi abiti e non hai alcuna voglia di cambiare. Ecco perché ci dobbiamo trovare il nostro stile, sarà più semplice. Se invece, quando prima di uscire di casa il tuo specchio rimanda un'immagine che non ti convince fino in fondo, ecco che è quello il momento di metterti in gioco. Coco Chanel diceva un'altra cosa bella: prima di uscire di casa, togliti qualcosa. Una delle donne più importanti del mondo della moda, non qualsiasi persona, neanche io non l'ho detto. Personalità. Un profumo, un colore, un accessorio che indossi sempre. Scegli quale vuoi sia il tuo, quello che ti rappresenta. Quello che importa è quel fantastico modo di sapersi distinguere e emergere in ogni situazione. È alternativa al comune di tutti i giorni, in quel ordinario che non vuoi, non puoi più accettare. Le fasi della consulenza di immagine sono molto importanti, quindi a prescindere da conoscere a se stessi la forma del fisico, a capire tutti i dettagli, la fisionomia della faccia, i capelli, le unghie, le labbra, tutti i tuoi colori sono molto importanti. Quindi l'analisi dei colori che andiamo a vedere nel prossimo step è molto importante per capire quali sono i nostri colori giusti, perché non è una questione di gusto, questo lo dovete sapere. Tutto deve essere abbinato secondo la nostra carnagione, secondo anche gli orari della giornata e anche le occasioni, quindi è tutto importante. Alleato infallibile. Infallibile, scusatemi, per valorizzare i tratti del viso, il colore degli occhi o della bocca, incarnato, ma anche il fisico, per sottolineare i pregi e nascondere i difetti, così come l'abbiamo detto. Ci sono tante tecniche da imparare in questo percorso della consulenza dell'immagine per capire come possiamo mettere in risalto i nostri pregi e mettere nel secondo piano i nostri difetti. Bisogna però saperlo utilizzare nel modo giusto. Penna, risultato, completando opposto, con occhiaie in risalto o magari i brufoletti in primo piano, il sedere che non ti piace, che ti sembra sempre troppo grande, messo in evidenza, chissà cos'altro ancora. Lo so, adesso siamo tutti magari bloccati in casa o comunque molto restrizionati e ci troviamo sempre nella posizione di farci vedere online e magari i filtri dei vari social, no? I vari programmi ci aiutano tantissimo, però ricordatevi che prima o poi ci dobbiamo vedere anche nella vita personale, ma non solo, magari le persone già ci conoscono nella vita personale,
quindi non ci dobbiamo stravolgere, dobbiamo lasciar perdere i filtri e prima dobbiamo fare questa valutazione su noi stessi. Andiamo per l'analisi della figura. Nel fisico, come si decide cosa evidenzia o cosa si dovrebbe nascondere? Come si fa a sapere se ti valorizza un pantalone a sigaretta o se è meglio uno a palazzo? È la nostra fisionomia che ce lo dice, se siamo magari più curvy, più morbide, piuttosto troppo magre o magari con delle varie imperfezioni che già la natura ce le ha date e quindi noi dobbiamo sapere come metterli in risalto o asconderli. Se una giacca a tre quarti ti abbassa o slancia la tua figura, di nuovo dobbiamo capire quanto siamo di alte, quale sono come sono le nostre mani, le nostre spalle, il nostro seno, la nostra taglia, quindi tutto quanto deve essere analizzato. Solo due esempi degli infiniti ai quali avrai risposta. Ti stupirai di non aver pensato prima a tanti piccoli particolari che avrebbero aiutato nel valorizzarti giorno dopo giorno. Dovrai prima di tutto capire quale figura sei. Quindi se sei una clessidra, un triangolo rovesciato e così avanti. Lo so che magari queste terminologie vi sembreranno difficili, ma in realtà è tutta una visione. Dobbiamo guardarci bene, senza definirla, e senz'altro troveremo la cosa giusta per noi. Poi ponendo come punto di partenza i tuoi gusti e le esigenze di tutti i giorni, si inizia a delineare il tipo di abiti che ti sono adatti, andando a intervenire lì dove ce n'è bisogno. Quindi anche l'analisi del nostro guardaroba. Se prima eravamo magari dei shopper compulsivi, adesso dobbiamo capire bene se questa guardaroba è giusta per il nostro fisico, per il nostro stile di vita, per i nostri gusti veramente, perché oggi senz'altro al finale di questo corso cambierete il vostro stile e la vostra immagine. Una delle scoperte fantastiche sarà magari il camouflage. Tutte quelle tecniche che attraverso la combinazione di colori e linee renderanno i tuoi outfit perfetti per te. Come ho detto, riorganizzare il guardaroba sarà la cosa molto importante nel momento in cui abbiamo definito qual è il nostro vero stile. Quella pulizia di quattro stagioni, visto che adesso ce l'abbiamo il tempo di farla, è arrivato l'ora, cari miei telespettatori, di farla, perché essere molto ordinati ci aiuta anche per la nostra vita personale, non solo quella professionale, quindi non è una questione di moda organizzarsi il guardaroba, ma avere sotto mano tutto quello che ce l'abbiamo bisogno per non stare a perdere il nostro tempo su questa cosa ci darà anche un senso di sollievo se lo vogliamo, e saremmo anche molto più pratici da questo punto di vista. Ecco, e tratteremo nel prossimo di darvi questa guida di capire cosa non vi deve mancare del vostro guardaroba e come posizionarlo. Riuscire a organizzare abiti e accessori che avevi quasi dimenticato di possedere, tanti capi nuovi senza aver fatto shopping, è il sogno di tutte le donne. Ma abbiamo visto che anche con i maschi ce l'hanno questo problema. Grande o piccolo, a parete o in cassetti, il tuo guardaroba deve arrivare a essere facile, veloce,
intuibile per il tuo modo di ragionarlo. Se un guardaroba devi aiutarli a risolvere le situazioni critiche, poi deve avere quei capi jolly, i capi jolly, mi spiego, quei capi must, molto importanti, che non devono mai mancare e ti aiutano in qualsiasi situazione, che vanno bene, come ho detto, in più situazioni, specialmente nei casi di emergenza. Avete presente? Sono sempre in ritardo, non so cosa indossare, aiuto. Però questa organizzazione, se lo facciamo già da adesso, visto che ce l'avevamo tutto questo tempo a disposizione, ci aiuterà e lo vedrete. Una base di capi classici per una donna, in questo caso, è questo elenco più importante e non può mancare. Una camicia bianca, un golfino di cashmere, un pantalone nero, il jeans, trench, il tubino nero. Ragazzi, il tubino nero lo dovete avere sempre nel vostro armadio, così come per il maschio il giacca e costume nera e la camicia bianca non deve mai mancare assolutamente. La scarpa décolleté nera, direi che questa è valida in qualsiasi occasione, magari anche così per una passeggiata per chi è l'amante dei tacchi alti. La borsa nera, come anche la borsetta da sera, sono dei accessori che non devono mancare del vostro guardaroba. Poi accessori, ancora accessori, che ovviamente non fanno parte degli indispensabili, ma sono i dettagli che fanno la differenza, indispensabili a arricchire anche l'outfit più semplice. Il guardaroba è sguarnito e così possiamo andare a fare lo shopping per quello che potrebbe mancare per noi. Come l'abbiamo detto, la consulenza d'immagine è un strumento potentissimo a portata di tutti. Ognuno è bello perché è unico e per metterla in pratica bisogna imparare a conoscere e a scoprire mano a mano come valorizzarlo e non a caso proprio come vedersi essere. L'immagine è il nostro biglietto da visita, disegna quello che più ti piace. Vi ho fatto incuriosire, avete domande da farmi? Io sono qui, potete interagire con Irina Tirdea, il vostro fashion stylist, scrivendo una mail nella redazione di Iris TV, irispresstv@gmail.com o andando sui nostri social di Iris by Irina Tirdea, anche sul nostro sito Iris by Irina Tirdea, sul Facebook, su Instagram, siamo ovunque, a disposizione per qualsiasi domanda. Alla prossima puntata!